Dopo io e lei, dopo facciamo dopo. Un discorso. Allora, questo signore, guardatelo qua, ha fotografato un cannibale, esatto. E un ghepardo a 4 metri di distanza. Esattamente. Dai, dimmi che non è, ma davvero? Luca, io mi chiamo come te, di conseguenza non posso dire bugie, è e tanto meno in televisione. Ci mancherebbe pure, ci mancherebbe. Siediti. Allora, Luca Bracali, straordinario fotografo, ma soprattutto straordinario personaggio. 20 anni in viaggio, ha visto 109 paesi nel mondo, prendendo quanti voli aerei, c'ho gli occhiali? 500. 500 solo? 500 voli aerei. Hai paura dell'aereo? Sì, no, paura, mi sembra sì, di capire. Soffro di mal di... È tra i primi 100 grandi viaggiatori nel mondo, l'abbiamo già detto, un grandissimo fotografo, un bellissimo libro. I colori del viaggio, questo fatto dei colori mi piace moltissimo, sì. Attimi preziosi nel mondo, Luca Bracali. Allora, io vorrei una tua autodefinizione, perché è tosta sta biografia, è di un grande proprio, prego. Beh, allora, io innanzitutto mi definisco un curioso, prima Bravo, di tutto. Bravissimo. Ecco. Mi piace. Un curioso, per cui questa curiosità, questa voglia, diciamo, interiore, no, di portare avanti questa ricerca, di scoprire luoghi nuovi, mete nuove, di conoscere persone, ma anche di avere il contatto appunto con animali, di vedere questi meravigliosi paesaggi che il nostro pianeta possiede e che molti appunto non hanno la possibilità, la fortuna magari che ho avuto io, ecco, questo mi ha spinto a, diciamo, iniziare la carriera del viaggiatore. Attualmente faccio parte del Club Internazionale dei Grandi Viaggiatori, appunto il cui presidente onorario è Alberto di Monaco, appunto il Accidenti. Principe, certo. Benissimo. Ecco, che però ha visitato meno paesi di me, sì. A quota 87. Beh, battere te è dura, no, mi no, devi... non per difendere il principe, non me ne importa nulla del principe. E questi però sono i paesi due... che ho visitato, quelli in rosso, quelli in rosso i paesi che tutti ho... questi? Sì, quelli in rosso sì, quelli in bianco mancano ancora, quindi manca una parte dell'Africa, ecco. Benissimo, ti chiedo scusa perché a me mi attrae una cosa, tu hai cominciato fotografando Valentino Rossi e Schumacher. Sì, praticamente io ho cominciato con il mondiale di cross, con il motocross, sono passato ai mondiali di cross, poi velocità e Formula 1, ho fatto qualche scoop, ho ritratto Michael Schumacher al ritorno dopo il suo incidente a Silverstone, nel 99 sono stato il primo al mondo a fotografarlo, da lì me lo sono inimicato, lui e tutta la Ferrari, però era il mio lavoro, il direttore così mi aveva commissionato e così ho fatto. Poi abituato a fotografare immagini in movimento a 300 all'ora e quant'altro, avendo una buona dimestichezza, una buona tecnica, adesso insegno anche fotografia all'Università di Firenze. Diciamo, ho cominciato a girare il mondo per curiosità proprio mia interiore, perché secondo me il viaggio ti arricchisce dentro, ti dà molto, ti dà quegli stimoli, diciamo, che altre cose non ti possono dare. Io onestamente ai miei amici dico sempre, augurerei che i loro occhi potessero vedere ciò che i miei hanno visto, e non cambierei il patrimonio economico di Bill Gates e quello, diciamo, politico di Bush con quello, diciamo, interiore mio che mi ha dato questa ricchezza di viaggiare. Da lì siamo passati al discorso del libro. Ecco, il libro, I colori del viaggio. Allora, è uno scrigno questo libro, sì, secondo sì, me. Sì, dai, sì, sì, esatto. Tiraci fuori una lavoro, perla. E innanzitutto edito appunto dagli Ori, che è, appunto ha creduto in me in questo progetto. E la perla è questa, che ho abbinato, è l'unico progetto editoriale sviluppato appunto da un collega, Ovidio Guaita, che mi ha, presidente del Club dei Grandi Viaggiatori, sezione Toscana, che mi ha dato proprio il layout, ovvero abbiamo diviso i colori del mondo prendendo i tre colori primari e i tre secondari che si usano in pittura, ok? Quindi colori pigmentari mi sono rifatto alla pittura, perché io non ho un fotografo mito, io semmai ho i pittori miti, per cui mi rifaccio un po' le mie immagini con i colori quale, forti. Quale, per esempio? Pittore mito, il quale? Nome mio del cuore è Michelangelo Merisi, in arte il Caravaggio. Ecco, quindi i toni forti, la maniera in cui verga, diciamo, le sue tinte, ecco, a me piacciono molto e da lì mi sono ispirato realmente. E da lì i colori del viaggio, per cui abbiamo i sei colori appunto usati in pittura, ai quali abbiamo dato i nomi di pietre preziose, per cui il rosso sarà rubino, il verde sarà smeraldo, il blu sarà zaffiro e così via. E da lì ho racchiuso le migliori immagini scattate in 20 anni di viaggio. Senti, l'ho detto all'inizio, ma l'incontro col cannibale, questa cosa a me fa impazzire a me. L'incontro col cannibale è stato abbastanza, direi, emozionante, anche perché io... Ma come hai capito che era un cannibale? Semplice, eravamo innanzitutto in Papua Nuova Guinea, quindi nelle montagne... Qui dietro l'angolo, no? Sì, uno dei posti meno mappati del mondo, preso da satelliti, no? Proprio la patria dei cannibali, qui dietro l'angolo, come hai detto te, giustamente, una montagna, una zona proprio sconosciuta da Dio e dagli uomini, e lì erano comunque tutti vestiti, anche piuttosto male, ma ne ho visto uno nudo, anzi... Nudo. Diciamo, il mio collega di viaggio, Valentino, mi ha fatto, guarda, dice, ma questo chi è?
E io ho detto, caspita, questo è nudo, praticamente aveva solamente questa specie, no, di perizoma. Chiamiamolo così, questa penna infilata nel naso. Era così strano e diverso che ho detto, ma questo è un cannibale per forza. Mi sono avvicinato, ma parlavano degli 862 dialetti della lingua Pidgin in Papua Nuova Guinea. Quindi con la mia guida e con un altro traduttore preso lì, sono riusciti a fargli dire, perché non è facile chiedere a un cannibale, scusi, ma lei è un cannibale? Credo. E comunque gliel'ho chiesto e mi ha detto che ha ucciso molte persone non bianchi, li ha mangiati, e come li uccideva, quindi decapitandoli, appendendo, diciamo, la testa alle capanne e poi tagliandoli e mangiando le parti interiori del corpo proprio per acquisire la forza, il coraggio e lo spirito dei nemici. Ma non ti è venuta un po' destriccia, perdonami? Ma sa quante me ne sono accadute di cose in vita mia? Devi imparare a controllare la paura e la tensione e l'ansia, voglio dire. Infatti il colore del viaggio serve proprio, per me il viaggio è anche un antidepressivo naturale, no? Quindi i colori servono proprio a darti la vita, l'armonia. Io sono un positivista, sono un esteta, mi definisco, per cui per me il colore è vita e il mondo è vita altrettanto. Allora, tu hai detto che ci sono stati un po' di problemi con la Ferrari dopo la foto di Schumacher. Allora, naturale. Secondo solo, caro Luca, ci conosciamo da una vita anche se non ci vediamo da tanti anni. Per favore, facciamo la pace con questo grande, perché è ridicolo. Luca, ti abbraccio, complimenti per il tuo lavoro. Uno Mattina è sempre qua aperta, quando vuoi vieni. Era il mio editore, l'avvocato Agnelli, gli affidò per un periodo la stampa. Montesi, un grande. Mo' si arrabbia qualcuno dei politici, ma pazienza.